noi siamo alla ricerca, penso dappertutto, in tutta la provincia di Foggia, dell'uomo dei sogni! Eccolo qua! E questi sono gli uomini dei nostri sogni! Buongiorno Matteo Pellegrino, è un po' che non ci vediamo, sono tre giorni. Ciao Matteo! Buongiorno, buongiorno Palena, come va? Tutto bene? Benissimo. Non ci possiamo lamentare. Queste donzelle. Oh, oggi abbiamo aperto con le banane e il lampone. Le banane. Banane e lampone. Banane e lampone. Ragazzi, non bisogna fare le diapositive però. Perché? Non si fanno le diapositive. Tu che te ne vai in trasferta? Banane e lampone. La trasferta. Sì. Avete visto che vi abbiamo combinato, sì, ragazzi? Siete dei provinciali. E che ne capì? Cioè si è sfattuto da proprio... Ah, non fuggia. Siete due provinciali. E questa è la verità. Noi Ivano è lo bello, è il presidente di Confindustria Sicilia. State che ha fatto un lavoro contro la mafia impressionante. State a te. A proposito, non mettete i Rolex. Non mettete i Rolex. Perché no. Li rubano. È vero. È di stamattina. Ah, calcio e pugni per rubare il Rolex. Arrestato la banda dei Superman. È andata da... è appena uscita una Superman. Che... va bene, va bene, zitti, non ho detto niente, scusate. È di oggi la notizia che nella nottata, sicuramente a Monte Sant'Angelo avrete sentito molti, un grande trambusto di elicotteri, macchine, polizia. E questa è la notizia, sono state nella notte, sono state eseguite 18 misure di custodia cautelare nei confronti di affiliati al clan Pacilli Libergolis. Ricostruita quindi la struttura criminale del gruppo e portata alla luce l'intera filiera dei favoreggiatori. Beh, queste diciamo, sono ancora 18. Se, dici magari, sì, no. sì, sono 18 gli arrestati nella nottata proprio a Monte Sant'Angelo. Tra, no, non sappiamo se sono tutti di Monte Sant'Angelo. Questo è il comunicato della questura. Questi sono i comunicati. La cronaca sono i comunicati della questura. Aspettiamo gli altri per capire cosa succederà. Repubblica Bari, sindrome appalti, comune in tilt. I dirigenti, non firmiamo più. IPM, le mail sparite durante grazie. L'indagine. Grazie. È giusto a me, cioè voi portate i pesci a qualcuno sia, a qualcuno no. Ma che siete scusi, Pasquale. Ah, scusate, devo dire una noi cosa. Il nostro pesce ce l'abbiamo. No, no! Ah, scusami, è vero, è vero! Abbiamo trovato il pesce per Emiliano! Non è proprio il mio tipo, però è il mio tipo. Abbiamo trovato il pesce per Emiliano. Magari. Ragazzi, voi volete fare le cozze? Cioè, vedi, ragazzi, voi siete le cozze? Ma che schifo, ma immagini da te Emiliano. Le Emiliane. Quindi voi siete le cozze, lui è il pesce e voi siete le cozze. Io sono il peluccio. Bello, bello. Ah, sta facendo il maglioncino, no, la mamma. Avanti, ma io l'ho sempre tenuto. Ah, l'ha sempre tenuto. Bene, bene. Yeah. Sta facendo a collo alto, diciamo. C'è una cosa che... No! Come posso fare una di piccola pelle? No! Devo dire una cosa seria. Visto che una domenica abbiamo rischiato di mandare in onda una bestemmia. È vero, è vero. Sono stati. Devo fare una perché. Due ore a cancellare. Quando l'europeo bestemmierò morto. Ah, è vero, questa c'è l'europeo. Adesso andiamo in silenzio stampa. Silenzio stampa. Mai più parolacce. Ah, le parolacce, certo, va benissimo. Così il padre Gaetano ci dà una mano. Ciao, Don Gaetano. È tanto che non lo sentiamo. Un abbraccio, Don Gaetano. Infatti. Ciao, Don Gaetano. Oh, allora. Andiamo nelle pagine, attacco! A te. Ah, c'è stato una gara di orienteering qualche giorno fa. Andando malacci, ovvio, biondo, biondo. Sì, grande sport, grande sport. Grande sport, l'incidente, non mi hanno fatto.
un anno fa. Ah sì, no, non ho detto niente a nessuno. Era una gara del mondiale, mondiale di Oriente. Fatto sul cargato 75 centesimi. 75 centesimi. Comprate un pennarello e scrivete. Oggi c'è. Davanti tre bar. Davanti tre bar. Davanti il bar di sua. Questa è pubblicità. Davanti il bar. Date al bar. Dove c'è Lilli Caffè. Bar Gallery. Potete vedere anche la partita. La dovete. No, basta. Se lo puoi dire. Per l'obiettivo. Dio, ragazzi, ma va, ah, e quindi, benissimo. Il livello è altissimo. Oh, altissimo. Ah, non solo il livello. Bravo, 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 bravo. No! Una ma quando se ne scurrisce? Anima lunga. Bene, anche loro, anche loro. Anime salve, diceva De André. Signori, vuoi un passaggio che ti porto io? Ti faccio vedere una cosa che ne... Facciamo via dalle nove! Basta! Faccio vedere io lo stagionato di 12 mesi! Lo stagionato di 12 mesi! Orientering, faccio vedere! Faccio vedere io Campedonia! Faccio rivolgere lo sguardo a quell'altro! Mettila! L'attacco! Pasquale, basta! Io spengo, ragazzi! Come orientiamo noi, non orienta nessuno! Ma te lo dico, lo Matteo sa che questo vaso è attraversato per il molto buio. Molto buio. E più scorre la mezzanotte. E una notte fredda. Faccio guardare per Fredoria. Fissa, fissa lo sguardo lì. Fissa lo sguardo lì che noi pensiamo qui. Quindi no, ragazzi, cosa succede in questa edicola? Non ve lo possiamo raccontare, però Emanuele ha cacciato i canini. Fino a quanti canini? Sì, signora, buongiorno, buongiorno. Speriamo. Ragazzi, io, ma io non ce la faccio ad andare avanti, se volete possiamo? Allora, quello che succede in queste edicola è allucinante. Bene, l'attacco! Andiamo alle notizie. Andiamo alle notizie serie, diciamo. Eccole qua. Quando i cinesi decidono di prendersi la città, è il dragone si è svegliato. Affari e sanità, l'ora di Rino Marino. Dove? Indagato l'esponente PD di San Severo che nega notizie infondate. Ah, su Facebook ha pubblicato una nota in cui spiega le sue motivazioni. Sì. Per cui ella ritiene che le notizie siano infondate. Però attenzione, perché Rino Marino, che è il presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, sarebbe indagato insieme a Tedesco. Ex assessore alla sanità. No, sono notizie che ci danno i giornali. Dino Marino, adesso tocca a te, indagato il presidente della commissione sanità Tedesco Nuziello, e ora lui confermato quanto scritto da quindi, mesi. Ah no, l'indagine quindi è confermata, diciamo. L'indagine è confermata, è una notizia certa, non era in discussione quella. Non avevo capito una sciocca polemica su un cestino di pesce. Signora, buongiorno. Orazio Schiavone corre in difesa del sindaco di Bari Michele Emiliano. C'è di certo lo zambino di qualcuno. Non era zambino, era proprio zambino, pesce. Era, cioè, diciamo. Va bene. La Pepe si è dimesso, l'assessore Cannerozzi. Un saluto all'assessore. Problemi. Noi abbiamo la provincia. Siamo fortunati. Noi siamo molto fortunati. Avevamo quanti candidati? 14 mi sembra, o 16, 14 più o meno. Bene, questa allora, è la nostra. Zonno. No, così l'alleanza tra Maladauna e Clan Casalesi. Sì. Che c'entra voi Casalesi? Sta scritto qua, facevano i soldi farsi. Ah, sì, stupendo. Abbiamo detto ieri, facevano i soldi, l'altro ieri, facevano sì, la banda degli onesti. La banda degli onesti, come Totò. A tanto. A trovare le cozze a Michele Emiliano. Sono riuscito a portare i soldi alle meretrici. Smetti! Le cozze di Taranto sono spettacolari, ragazzi. No, smettetela. Il dottore ha detto che non potete fare gli sforzi voi. Pasquale, dai, avanti.
Giovanni! Io sento rumori sotto il tavolo, Pasquale! Che tipo di rumore? Può essere per dire la casa funziona? Funziona! Bisogna oliare un po' qui. Vai, un giorno vi spiegheremo. Scusate, possiamo? Mandrillone. Leggiamo. Siamo fuori tempo massimo. Differenziato a Candana Novara per i rifiuti. La regione boccia 3 comuni. Ischitella, piano regolatore del lago. Oh, questa è una bella notizia. Ora possiamo realizzarlo una volta risolto dal TAR il contenzioso sui diritti di esclusiva della pesca. Pesca. Questa è una bella notizia sul lago di Varano. Si può fare il piano regolatore. Con il telefono. Pronto. Chi è? Saverio. Ciao Saverio, ti richiamo appena posto. Saverio, se stai vedendo la rassegna. Sciolto. Sciolto il consiglio comunale. Ciliberti, candidato dai suoi ex oppositori PD. Manfredonia. Ce ne siamo andati a Manfredonia, non lo sapevamo. Come Manfredonia? C'è scritto Manfredonia! No, tieni ragione! Ma come? Non sappiamo se è un refuso o ci vuole da dire qualcosa! Ci state dicendo qualcosa! Ragazzi, questo è un segnale! Tu sai com'è! Io vi dico una cosa! Ciao! Noi già si chiudiamo qua. Chi dà il basma? No, ma perché ci mettete là? Gazzetta, vi preghiamo. Noi siamo in campagna elettorale a Monsanto. Manfredo! Poi ci dicono che noi, qualcuno ha scritto che noi facciamo disinformazione. Sì. Qualcuno ha scritto perché ha detto che noi abbiamo detto che Ciliberti è il candidato del PD. Non è vero. Lo dice la Gazzetta, però è Manfredo. Bene, la Gazzetta ci manda dei segnali. Io e Matteo c'entra mica. Neanche io. Ah, sì, io sono il reverendo. Va benissimo, prendetela con me. Buttatemelo! Ah, a me mi accade? Sarebbe la traduzione in italiano. Prima o poi gli accade qualche. Io faccio il fruttivendolo. Però poi... Dette persone, il cetriolo. Dette persone, questo devono ricordare quanto serve, però non devono venire a. Ti ricordo, Ti ricordi queste cose alla gente? Che devi morire! Diceva questa cosa. Massimo, questo è il cetriolo. Salta il cetriolino. Manfredonia. Sciolto il consiglio comunale a Manfredonia. Manfredonia sempre porto i nastri trasportatori. Dopo 30 anni. Quindi qua è monte. Il porto, come procedivi? La funivia, scusa, la rimetteranno, l'hanno mandata male. Ma come hanno tirato il filo? Sì, si è ripreso. Ma quanto fosse? No, come si fa? Nemmeno dando la cima. E quando l'ha venuta? L'ha venuta. Avanti Andrea, ragazzi, oggi proprio va bene. Una notizia la diamo, Manfredonia. Aggiornamento: Vertenza, rimorchiatore. Nuovo incontro fissato il 4 aprile. Scusate, l'ASL saranno presto potenziate le postazioni del 118 Sipontino. Il direttore generale Manfrini assicura il primo cittadino Riccardi. L'articolo di Michele Apollonio. Bene, abbiamo terminato questa rassegna stampa. Meno male. L'Orientering, avevamo detto, porta nuovi turisti nel nord Europa. Chiuso 5 giorni a 0 euro. Sorridono i comuni e bed and breakfast. Noi non sappiamo niente, però. Bene, siamo contenti. Belle iniziative. Complimenti a tutti. Noi abbiamo chiuso, ragazzi. Siamo troppo lunghi. Fate buona giornata. Ci vediamo domani. No, lunghi in senso tecnico vuol dire che siamo andati oltre i minuti. Oltre i minuti. Questo momento qua ieri. Come mamma? Quando non ci viene a cavarsi. E poi è un problema grosso. No, non lo riprendo. Benissimo. Buona giornata a tutti. Auguri. Lucia, buon compleanno a tutti. Happy birthday Garganico. Pensaci Giacomo, buona giornata. Venite nel club di quelli di mezzogiorno. Mi raccomando. Chiudi. Ciao.